Abbiamo visto il nostro lombrico ad occhio nudo, adesso andiamo a vederlo in maniera ingrandita. Utilizzeremo uno strumento che si chiama microscopio binoculare. Otterremo delle immagini ingrandite del soggetto posto al di sotto dell'obiettivo e vedremo attraverso una telecamera cosa si osserva dell'ombrico che prima non si poteva osservare ad occhio nudo. In particolare vedremo dei particolari che saranno di interesse dal punto di vista scientifico e dal punto di vista didattico. Ecco, questo è un microscopio binoculare che serve per ingrandire alcuni soggetti a non troppo elevati ingrandimenti. Gli elementi essenziali di un microscopio binoculare sono un obiettivo, che vedete qui in basso, un sistema di lenti contenuto in questa porzione, degli oculari a cui vengono trasmesse le immagini provenienti dall'obiettivo. Insieme ci sono queste due manopole. La prima regola uno zoom, quindi un meccanismo in grado di aumentare o diminuire l'ingrandimento del soggetto posto al di sotto dell'obiettivo, e una rotella di messa a fuoco. Completano l'insieme un sistema di illuminazione che sono questi cavi a fibra ottica. Andiamo ad osservare. Tramite l'osservazione microscopica possiamo vedere tre caratteristiche importanti del nostro lombrico. La prima è la distribuzione di anelli lungo tutto il corpo. Abbiamo visto dei setti che separano le varie porzioni, detti metameri, che si susseguono uno dopo l'altro lungo tutta la lunghezza dell'ombrico. Questi setti sono ben evidenti in tutte le parti del corpo, eccetto in una porzione posta nell'estremità anteriore dell'animale, che viene detto clitello. Questo clitello ha una funzione molto importante per quanto riguarda la riproduzione dell'ombrico. Ed infatti, grazie alle ghiandole contenute nel clitello, che l'animale è in grado di produrre una secrezione, la quale poi, indurendosi, formerà il nido all'interno del quale l'animale depositerà le uova fecondate, le quali, una volta che si schiuderanno, daranno origine a dei nuovi lombrichi, a dei nuovi organismi. Avete notato, osservandolo al microscopio, che nella parte apicale dell'ombrico era presente una struttura biancastra. Questa prende il nome di faringe. Ed è l'apparato grazie al quale il lombrico è in grado di nutrirsi. Praticamente è un'estensione della bocca che è in grado di prelevare del materiale dall'ambiente e portarlo all'interno della faringe vera e propria e quindi all'interno del sistema digerente dell'ombrico. Ovviamente questa struttura apicale fa il paio con una struttura posta all'estremità posteriore dell'ombrico, che è l'ano, attraverso cui esce tutto il materiale che è passato attraverso il sistema digerente dell'animale e che quindi viene posto nell'ambiente, viene eliminato nell'ambiente come sostanza di scarto. Questa sostanza di scarto va notato che in realtà è molto utile per l'ambiente, in quanto costituisce l'humus, quello che noi consideriamo un fertilizzante molto molto buono per tutti i terreni. È grazie a questo humus che nell'ambiente possono ritornare delle sostanze nutrienti, delle sostanze azotate, che potranno essere utilizzati dagli organismi vegetali per il loro funzionamento, per la loro vita e per la loro riproduzione.